Controllo di qualità nei servizi esternalizzati, l'infermiere ha un ruolo emergente, questo è il tema dell'evento formativo all'Università del Molise promosso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso Isernia. L'infermiere oggi è un laureato all'interno dell'Università con tutti i suoi percorsi, quindi il primo livello, la magistrale, ci sono i master che lo qualificano in competenze di specializzazione, ci sono anche i dottorati di ricerca che lo introducono all'interno dell'Università, quindi questo è chiaro. In questa formazione ci sono anche i dirigenti, quindi che non dimenticano di essere infermieri, ma fanno prevalentemente il lavoro che garantisce l'infermieristica. E qui colgo l'occasione, lo vorrei sottolineare, oggi l'infermiere dirigente non è un avversario dell'infermiere, quello che direi potrei citare come in prima linea, in trincea, ma è colui che lo sostiene. In occasione dell'evento è nato in Molise il Comitato Infermieri Dirigenti, congiuntamente all'Abruzzo. Iniziativa, è stato detto, importante per promuovere il ruolo del dirigente infermiere nel sistema sanitario in continua evoluzione, per garantire l'applicazione di nuovi modelli assistenziali e l'opportunità di pianificare e programmare tutte le attività socio-assistenziali. Io sono il presidente nazionale del Comitato Infermieri Dirigenti, che ovviamente a tutto tondo si occupa di infermieri, ma diciamo di quegli infermieri che creano delle condizioni organizzative che oggi sono irrinunciabili e sono dettate appunto dalla gestione dell'organizzazione. Oggi abbiamo parlato di identità come elemento fondamentale per prendere le decisioni giuste per la buona organizzazione. Gli assistiti oggi hanno il diritto e i professionisti il dovere di garantire delle condizioni che devono essere, come dire, adeguate e quindi hanno dei livelli e degli standard che oggi devono essere al pari di quelli europei. Ecco perché l'infermieristica in generale non la si può improvvisare ed è per questo che ci vogliono organizzazioni stabili.